Cari amici, benvenuti a questa nuova puntata della Domanda Giusta, insomma, della nostra trasmissione che ha assunto vari nomi nel tempo, il portafoglio da mare, il portafoglio da mare quando arriva luglio. E la domanda giusta è però il concetto che lo rappresenta meglio come stile di conduzione grazie alla qualità, alle competenze, alle conoscenze dei partecipanti che di volta in volta invitiamo. A questo proposito, colgo questa occasione iniziale e veloce di salutare e ringraziare tutti quelli che si sono avvicendati nelle nostre puntate. Le devo leggere per non rischiare: Eugenio Sartorelli, risk manager di Rocket Capital Market e fondatore Investimenti Vincenti, Alessandro Bortolotti, fund manager di Comorebi Invest Suisse, Massimo Tarantino, responsabile del settore giovanile dell'Inter. E fra l'altro noterete anche che non si parla sempre di finanza e sarebbe anche giusto, o di mercati finanziari, e sarebbe anche giusto, caro Gigi, che fra poco interverrai a salutare il nostro pubblico, prima o poi tornare a fare anche qualcosa di diverso. Cesare Ciamarone, imprenditore e manager del Food 4LB, Daniele Bernardi, CEO di Diamond Capital, Roberto Goretti, direttore sportivo della Reggiana Calcio, Nicola Chiaranda, professore di private equity presso Ca' Foscari in Venezia ed esperto di agribusiness, Gianluca Gabrielli, senior fund manager di Comorebi Invest Suisse. Gianluca, che saluto, veramente è stato il nostro primo ospite, sempre interessante, e credo che prima o poi Gigi dovremmo reinvitarlo. Fabio Barbieri, CEO di Food Valley Trading, Gabriele Turissini, consulente finanziario, amico ed ex direttore di Investing, Ernesto Preatoni, imprenditore e vogliamo anche ricordarlo, anche ideatore del progetto Sharm El Sheikh, che per decenni è stato un progetto di lustro per, diciamo, l'imprenditoria italiana. Amedeo Feniello, storico medievalista, professore associato presso l'Università di Studi dell'Aquila, Sergio Matalucci, giornalista energetico, Massimo Paganin, commentatore televisivo, ex capitano dell'Inter e allenatore in seconda della nazionale della Lettonia da poche settimane. Massimo Siano, Managing Director Head of Southern Europe per 21 Share, Carlo Benetti, Carlo, mitico, Market Specialist di Gamitalia, Costantino Forgione, consulente finanziario, Paolo Lubrano, oggi in Diamond Partners, qui presente per le sue abilità e competenze in quanto analista, Alfonso Peccatiello, Founder e CEO di The Macro Compass, ma noto soprattutto come Macro Alf, Gaetano, che saluto veramente caramente, Gaetano Evangelista, strategist di Agio Italia, che speriamo di riavere presto con noi, e Ferdinando Maria Metrano, CEO e cofondatore di CheckSig, direttore scientifico del Digital Gold Institute, professore aggiunto presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca e presso la nota facoltà francese l'ESSEC Business School. È con me anche oggi, grazie a tutti quelli che ci hanno supportato con la loro partecipazione e le loro competenze in queste trasmissioni. È con me il primo ospite, che più che un ospite è il regista e il co-conduttore, Gigi Beltrame. Sì, ciao, ciao Gianluca, hai fatto la presentazione lunghissima. Sai che io all'inizio devo sempre mettere a posto una serie di cosette, quindi questo mi ha dato il tempo di sistemare, però non voglio portare via tanto tempo. La serata è molto densa, sì, insomma, se, anzi, partiamo già con gli ospiti, inutile che porto via tempo io, che insomma faccio il giornalista e quindi sono abituato a far parlare gli altri. Bene, abbiamo due che sono ormai degli abitué della nostra trasmissione, e poi una piacevolissima sorpresa che parlerà per terzo. Passiamo la palla al primo ospite di stasera, Alessandro Tentori. Alessandro, Buongiorno, buongiorno a tutti. benvenuto. Raccontaci chi sei, per chi non lo sa, che veramente mi stupirei che qualcuno non lo sappia tra i nostri ascoltatori. Ho l'onore di rappresentare AXA Investment Managers come CIO per l'Europa. Ricopro questa carica da poco tempo, però sono in AXA già da quasi 7 anni. Ho un passato nella City di Londra, ho un passato nelle varie banche, adesso mi trovo sulla buy side. E devo dire che questa nuova esperienza è molto affascinante, ecco. Complimenti e invito tutti gli amici che ci stanno ascoltando ad andarlo a trovare nei prossimi 2 giorni al Salone del Risparmio. Fra l'altro ci sarà una bellissima e interessantissima conferenza condotta proprio anche, tra gli altri, anche da Alessandro. Il secondo ospite è la nostra tradizione, non può mancare, dalla splendida Liguria. Eccolo qua, Fulvio Marchese. Fulvio, Sì, come buonasera. stai? Bene, bene, qua. Oggi fa caldo, ho detto, mi metto la camicia con le maniche lunghe, ma ho fatto male, ha fatto meglio Alessandro, dicevo prima. Dunque, mi presento per chi anche qui non mi conoscesse, sono un pensionato del settore finanziario,
dopo 50 anni di onorato lavoro, e mi dedico alla divulgazione su quello che ritengo sia giusto chiamare con il consiglio fiduciario per investire, ecco, per investire correttamente, tenendo conto che i più grandi nemici dell'investitore sono due cose: i costi e le proprie emozioni. E quindi ne parleremo durante la nostra trasmissione, immagino. Passiamo al nostro terzo ospite, veramente con un grande piacere. Sono veramente, come dire, un suo lettore da sempre, un grande analista dalla Svizzera, Maurizio Novelli. Buonasera a tutti, un piacere essere con voi. Mi presento, ho un'esperienza nel settore finanziario di 38 anni, ho cominciato nel 1986, quindi sono un po' un dinosauro del settore. Ho iniziato in JP Morgan e nelle banche americane come gestione del trading, della proprietà della banca. Da circa 14 anni mi occupo di gestione di strategie global macro, quindi con un approccio molto, molto focalizzato sull'analisi macroeconomica a livello internazionale, per cui spero di potervi dare un po' di insider information su quello che sta accadendo a livello macroeconomico. Grazie mille Maurizio, ripassiamo velocemente la parola a Gigi. Gigi. Sì, no, giusto perché ricordiamo com'è il format, potete commentare ovviamente su tutte le piattaforme in modo che insomma possiamo anche fare un pochino in maniera interattiva questo incontro, perché abbiamo degli ospiti insomma molto molto significativi oggi, per cui Gianluca ripalla a te e partiamo. Perfetto, fra l'altro a questo proposito ringrazio chi mi ha già su WhatsApp spedito delle domande, ora vedremo se riusciremo a farle in base a un po' la scaletta che avevo preparato, perché come potete immaginare ogni volta cerco di dare un percorso ai nostri ospiti. Bene, la prima domanda riguarda un po' una curiosità e partirei con Fulvio Marchese, cioè questa prima fase dell'anno si è chiusa con una serie di situazioni, non ne voglio menzionare nessuna perché voglio sentire la vostra. Quali sono le cose che vi hanno sorpreso e quelle che ritenete abbiano sorpreso il mercato? Fulvio. Ma se Gigi mi mette la prima slide, giusto per capire, questo qua è lo Standard & Poor's che ci fa un po' da guida. La chiusura di ieri, oggi credo che più o meno sia lì, e ci fa vedere sostanzialmente, siamo qui col punto interrogativo, no? Che cosa vi ha colpito in quest'ultimo periodo? E beh, mi ha colpito in quest'ultimo periodo che a fine ottobre c'è stata l'ennesima occasione d'acquisto, perché eravamo a 4.100 punti e oddio, a 2304 eravamo al 20 marzo durante il lockdown, il primo lockdown. Quindi immaginate, c'è il 50% in meno rispetto a 3 anni fa, 4 anni fa, per cui insomma è tanta roba. Volatilità. Fulvio, a questo proposito mi piace ricordare i minimi, perché sono anche il numero del diavolo, di marzo 2009, 666, siamo comunque a 5.200, un'attività che puoi scambiare tutti i giorni sul mercato, che ha chiaramente anche delle sue grandi oscillazioni positive e negative, che fa per 8, per 9, in 15 anni non la conosco. E tutti vorremmo sapere cosa succede domani, fra 6 mesi, fra un anno. Metti la seconda slide. Ecco, ci vorrebbe un profeta, no? E purtroppo, modestamente, io non lo nacqui, come dice il buon Totò. Quindi, andiamo avanti con le slide, sono veloce, solo per ricordare che di queste cose, di profeta, ne parlo nel mio modestissimo gruppo di e-learning finanziario su Telegram, e il 2 di novembre del 2023, esatto, la slide successiva, io dissi, e se scappasse tutto, perché di solito erano lì che tutti dicevano, ma adesso aspetta perché storna, adesso ci sarà chissà, scrivevo, e se scappasse tutto, ecco, vai alla slide successiva, se scappasse tutto, anche perché qui è una slide di Charlie Bilello che mette in relazione il GDP, quindi la,
il PIL sì, americano, con lo Standard & Poor's 500. E il finale, la conclusione di questa slide, è che purtroppo diciamo la relazione tra la crescita americana e la crescita dello Standard & Poor's è del 6%, cioè in pratica è quasi inesistente. La conclusione ineluttabile è che il mercato azionario non è l'economia, non è possibile prevederlo, e quindi la natura è sostanzialmente biologica, perché ha a che fare con Mr. Market. Queste parole sono di un post di stamattina di Carmine Covino, che ringrazio. La slide successiva è, chi è milanese la conosce. Ah, certo. È il toro della aiutami, Gianluca. Della galleria, esatto. Quel buco che vedete lì sono i turisti, anche i milanesi, che ogni tanto fanno un giro sul tacco. Su se stessi, fanno un giro su se stessi nel punto magico del toro, che, come avete capito, è un gesto scaramantico. Quindi, tra l'altro, Fulvio, è la settimana del derby e sarebbe ora che il Torino ne vincesse uno, visto che sono un suo grande tifoso. Ecco, ultima slide, Gigi. Quindi ogni fenomeno, per me, ogni grafico, ogni articolo che leggiamo o studiamo è sempre solo descrittivo. Ho scritto del futuro, ma è solo sempre solo descrittivo del passato, ma non è previsto. Comunque, Fulvio, per rispondere in maniera sintetica, potremmo dire che secondo te la più grande sorpresa di questo inizio d'anno è l'andamento dello Standard & Poor's 500, corretto? Cioè, è partito, diciamo, è scappato in generale dei mercati, l'andamento positivo, ecco. Non si è più fermato, esatto. Maurizio, cosa ne pensi? Qual è la sorpresa secondo te di quest'anno, di questo inizio d'anno? O cosa ti ha sorpreso, o cosa pensi? E cosa pensi che abbia sorpreso il prossimo, gli altri? La sorpresa maggiore, sì, chiaramente l'andamento dei mercati azionari, ma direi che quello che sorprende di più è la tenuta dell'economia americana in un contesto di alti tassi di interesse, di difficoltà del sistema bancario, di aumento dei default nel settore del commercial real estate, di aumento delle insolvenze sul credito al consumo. Questo sorprende molto, perché normalmente i cicli dell'economia, se è vero che risentono della politica monetaria sia quando i tassi scendono, ma anche quando i tassi salgono. Ci sono parecchi dubbi, devo dirvi, sulla qualità dei dati macroeconomici dell'economia americana, per cui nei siti macro, nei blog degli economisti, i dati sul mercato del lavoro, quelli sul PIL, lasciano molto perplessi in termini di qualità e trasparenza. Oggi siamo in un contesto dove le due principali economie mondiali, Cina e Stati Uniti, pubblicano dei dati macroeconomici che probabilmente non la raccontano tutta. Quindi abbiamo una situazione molto anomala, dove il governo americano fa massicci interventi fiscali per sostenere una crescita che sostanzialmente, visto che l'economia è così forte, non ci dovrebbero essere. Così come non ci dovrebbero essere sostanziali interventi di aiuti fiscali così importanti in un contesto macroeconomico solido. Questa fretta della Fed di promettere discese dei tassi di interesse in un contesto dove l'economia, tutto sommato, sembrerebbe non averne bisogno. Ecco, ci sono un po' di cose che lasciano grandi dubbi. Vi posso dire semplicemente due cose importanti. I dati sul mercato del lavoro sono frutto di una revisione costante fatta negli ultimi 2 anni e mezzo, da quando abbiamo avuto il Covid. Il governo americano ha introdotto revisioni massicce dei dati macroeconomici. Non abbiamo mai avuto storicamente revisioni così frequenti. Una volta si facevano revisioni dei dati macro una volta ogni 5, 6, 7 anni. Adesso sistematicamente abbiamo revisioni quasi ogni anno. Il dato sul PIL, se andiamo... Aspetta, ti fermo un secondo, Maurizio. Io sono un appassionato lettore dei dati del lavoro dell'Ufficio Studi della Federal Reserve ad Atlanta.
Ricordo in tanti anni che questi dati erano paurosamente negativi e i mercati salivano perché si aspettava un ulteriore taglio dei tassi. Oggi sì, sono particolarmente positivi e i mercati salgono in maniera analoga. Cioè c'è anche un po', diciamo, uno storytelling dell'utilizzo dei dati macro o no, secondo te? Beh, sicuramente sì. Diciamo che oggi però bisogna stare molto attenti perché il mercato azionario americano in particolare è fatto al 75% di trading giornaliero da algoritmi e high frequency trading. Quindi non è che qui abbiamo sul mercato la presenza massiccia di investitori, abbiamo la presenza massiccia di trader che operano dentro e fuori. Pensate che, non lo so, il 60%, 70% di tutte le opzioni, di tutti i derivati su opzioni quotate per il mercato americano hanno scadenza 24 ore. Per farvi un'altra informazione, tipicamente i trade aperti ogni giorno sul mercato hanno una scadenza media temporale che va dai 5 ai 12 giorni. Quindi tutta un'attività iperconcentrata, qui siamo al 75% del volume tutto concentrato su attività di breve termine. Quindi dare anche delle spiegazioni del perché il mercato reagisce a certi dati in un modo o in un altro dipende da tutta una trasformazione che il mercato finanziario americano ha subito dopo il Covid, profonda, che ha fatto fuggire, diciamo così, i grandi capitali dal mercato, che poi sono entrati nel private equity, anche lì hanno trovato una serie di problemi, oggi hanno una serie di problemi, ma devo dirvi che oggi cercare di comprendere il comportamento dell'indice Standard & Poor's in base ai fondamentali non è così facile. Perfetto, quindi potremmo dire allora la sorpresa da un lato è l'andamento dello Standard & Poor's 500 anche per te, dall'altro diciamo la leggerezza con cui vengono revisionati anche i dati macro sull'economia americana. Alessandro, cosa ne pensi? Per me la sorpresa più grande non è tanto il fatto che l'anno scorso dovevamo andare in recessione, invece la crescita è stata del 2,5%, lo possiamo vedere sulla prima slide, ma l'ulteriore revisione delle stime di crescita da parte del consenso per l'anno in corso. Allora, in pastello vedete le stime del consenso di Bloomberg, sono quei 50-60 analisti che ogni settimana contribuiscono a formare questo consenso, quindi pastello per il 2023, invece in grassetto il 2024. In tutto il 2023 la revisione sui tassi di crescita statunitensi è stata di 220 basis point, si partiva a inizio 2023 con circa 0,3 di crescita, quindi definitivamente una recessione, ci sarebbero stati trimestri negativi, quant'altro, ci furono peraltro, ma non fu una recessione. Si finì a 2,5. Quest'anno si partiva con una stima di crescita che era 90 basis point più in basso, siamo adesso intorno a 2,2. Ma soprattutto da quando abbiamo avuto modo di farci un'idea un po' più istruita sull'anno in corso, quindi da, diciamo, dalla seconda metà dell'anno scorso, la revisione è di 160 basis point. Diciamo che mi rimango basito rispetto alla capacità del consenso di prevedere l'indicatore numero uno al mondo per quanto riguarda quelli che fanno il nostro mestiere. Un errore simile è, come dire, un po' disdicevole. Lo sanno le banche centrali, la Bank of England che ha fatto la review dei modelli, la BCE sta facendo la review dei modelli, però è abbastanza imbarazzante che proprio su questo fosse un indicatore di secondo ordine, chi se ne frega. Il PIL americano, questa enormità, no, questi errori così, lasciano parecchio basito. Questo, se volessimo anche aggiungere, diciamo, una testimonianza di quello che mi capita tutti i giorni nel lavoro, avendo a che fare con i clienti, devo dire che poi c'è sempre questa angoscia delle guerre, delle crisi economiche, dei canali di Suez, di Panama. Alla fine qualsiasi cosa succede, invece questa economia pare andare sempre bene, oppure no, cioè questo rimane un po' il pensiero latente, ecco, tirando un po' le somme di queste sorprese. In questi giorni, fra l'altro, per introdurre il tema
della psicologia nelle persone e la finanza comportamentale, sappiamo che nelle scorse settimane è mancato Daniel Kahneman, che forse è, diciamo, l'ispiratore di tutte le persone che vogliono approfondire l'argomento, di tutti i professionisti che vogliono approfondire l'argomento. Volevo chiedervi cosa ne pensate del suo contributo e cosa vi ha lasciato a livello personale. Partirei questa volta con Maurizio. Beh, dunque, io ho letto il libro Pensieri lenti e pensieri veloci, molto interessante, che rispecchia sostanzialmente un po' quello che vi raccontavo prima riguardo agli algoritmi, cioè la razionalità del mercato legata a quello che è la nostra analisi, il nostro approccio di analisi. Noi viviamo in una fase dove la richiesta di rapidità di decisioni e di intervento diciamo passa sopra le analisi approfondite a livello macroeconomico. Come vi dicevo, il comportamento del mercato oggi dipende molto di più da una reattività di breve termine che dai fondamentali di lungo termine. Ora, questo diciamo fa un po' saltare tutto quello che è la finanza comportamentale, se vogliamo. Perché noi eravamo abituati a muoverci in un contesto dove la finanza comportamentale era legata alle decisioni umane, al pensiero e al consenso delle persone che operavano sul mercato. Oggi invece la finanza comportamentale è influenzata dagli algoritmi e dagli high frequency trading. Paragono, diciamo, questi algoritmi un po' all'esempio del maiale, scusate un po' il termine, ma quello che gli dai da mangiare, loro lo mangiano, capite? Non è che fanno un'analisi dei dati, se i dati quadrano o meno. Se tu dici che il PIL fa più 3, il PIL fa più 3, non è che vanno a vedere da cosa è composto. Se dici che l'inflazione è calcolata su un paniere fatto in un certo modo, il dato lo prendono per quello che è. Noi operiamo quindi in un mercato dove l'informazione, la qualità dell'informazione sta facendo saltare un po' quelli che erano i nostri parametri di riferimento sulla razionalità del mercato, che rimanesse, diciamo così, nell'ambito di determinati parametri di valutazione o di comportamenti. Ecco, questo è un po', secondo me, il punto che si collega all'analisi di Daniel Kahneman. Perfetto, grazie. Alessandro? Beh, il contributo in primis a livello scientifico è quello di averci offerto un ulteriore strumento per analizzare il mercato fuori dall'equilibrio, fuori dal concetto, diciamo, di pura razionalità. C'era stato un tentativo, diversi tentativi in passato, penso alla bounded rationality di Tom Sargent, penso a modelli sviluppati dalla scuola francese. Quindi ci ha dato un ulteriore strumento per tentare di capire come veramente funzionano i mercati, no? Posto che i mercati non funzionano attraverso il modello dell'equilibrio generale, almeno sappiamo come non funzionano e quindi stiamo cercando di trovare il modo in cui funzionano. Questo sicuramente è stato uno dei grandi contributi. Il secondo contributo, se posso, è stato quello di aver introdotto dei concetti interdisciplinari e quindi di aver fatto un blend della, chiamiamola, scienza economica, poi non è una scienza, però di quello che noi chiamiamo economics con gli aspetti più legati alla psicologia, alla neurologia, ai comportamenti umani, alla sociologia, se volete. Anche qui non è la prima volta che si prova una sintesi tale. Faccio per esempio riferimento agli anni 80, quando Citibank al tempo finanziò il progetto dell'Artificial Stock Market, che poi portò a quella serie di seminari a Santa Fe, all'Istituto di Santa Fe, che poi non era null'altro che un offspring, laboratorio di Los Alamos, quindi comunque una comunità di scienziati, dove si riunirono biologi, fisici, chimici, ma anche esponenti della scienza cosiddetta economica. Penso per esempio al premio Nobel Ken Arrow. Quindi non è la prima volta che vengono fatte queste cose, però sicuramente un contributo, un'ottica, un aspetto differente ce l'ha fornito Danny Ken. Perfetto, grazie. Fulvio, che lo citi spesso nei tuoi interventi, no? In questi anni l'hai sempre avuto a punto di riferimento.
Sì, se Gigi mi mette la prima slide, in effetti il libro Pensieri lenti e veloci, come dire, per me è una sorta di enciclopedia. Io l'ho poi tradotto, ho fatto un post anni fa intitolandolo Pensiero veloce, saggezza lenta. Quindi saggezza lenta, se mi metti la slide dopo, era proprio cosa dicevo in questo post di diversi anni fa. Vi dico che cosa mi aveva colpito, è l'ultimo passo, che dice che l'illusione della predizione resta immutata e sfruttata da persone il cui lavoro è appunto predire. Non solo gli esperti di finanza, ma anche i guru dell'economia e della politica. Radio, televisioni, giornali, forum e così via hanno gruppi interi di esperti il cui compito è commentare il passato recente e prevedere il futuro. Nel primo passo, Nassim Taleb, nel Cigno Nero, dice a un certo punto che la nostra tendenza a voler costruire e credere alle narrazioni ci porta sostanzialmente a immaginare di poter predire il futuro. Io vi chiedo, su Kahneman in particolare, insomma, è uno dei miei punti di riferimento, quindi io mi vado avanti perché mi prenderò un minuto in più di quello che mi compete, lo lascio poi nelle domande successive. Però questa è, come dire, la parte che mi interessa di più. Se mi metti la slide successiva, dove appunto, ecco qua, fast talks, quindi pensiero veloce, saggezza lenta, vai subito a quella dopo. Kahneman a un certo punto ha detto che era contro l'investimento attivo e questa cosa la mette nell'ultimo libro che ci ha lasciato, che si intitola Rumore, che è la slide successiva, in pratica abdica un po' rispetto ai nostri bias, cioè non dà più la colpa soltanto alla mente umana, quindi descrive la nostra ricerca della causalità, cioè della causa per qualsiasi cosa, anche non prevedibile, la dà anche al rumore di fondo dell'informazione pervasiva, che poi ha detto Maurizio poco fa, no? Cioè il fatto che i mercati siano in mano agli HFT, agli high frequency trading, vuol dire che l'uomo non conta più niente, insomma. Scusate, ma sono arrivate due considerazioni molto interessanti. Eugenio Vicari, che è passata prima la domanda, cosa ne pensate anche velocemente? Se salta l'efficacia della finanza comportamentale, rischia di saltare anche qualsiasi pianificazione finanziaria. E poi Salvatore Facineroso, Trading with Edge, so che è lui, perché si tende sempre a preoccuparsi di eventi che non sono ancora accaduti e che di fatto non possiamo controllare invece di restare allineati con il mercato. Volevo una risposta veloce da parte di tutti, anche di Gigi, se lo vuole dare, per favore. Allora, posso partire io così? Sì, vai. Perché la mia considerazione che avevo, che anche dalle domande, no? Che in realtà sembra sempre che non abbiamo certezze, no? Sembra che tutte le nostre fondamenta si appoggino sulla sabbia. In realtà fa parte un po' dei tempi, no? Continuiamo a scoprire cose nuove, inseriamo nuove tecnologie per andare a scandagliare, no? E quindi questo ci toglie delle certezze, però una certezza alla fine c'è. Se guardiamo i grafici, come ci ha fatto vedere Alessandro prima, ci dà delle idee, no? Quindi un conto la tendenza, un conto secondo me è quello che poi emerge poi dal dato finale post, no? Perché poi post sono capaci tutti di fare delle previsioni perché sono già fatte. Ah, certo, quindi i profeti del passato è pieno al nostro settore. E quindi qual è il problema? Che noi dobbiamo cercare di capire dove stiamo andando. Quindi avere già dei trend è già tanta roba, no? Cioè Alessandro prima ce l'ha dimostrato con quel grafico, no? Il trend ci dà una direzione.
precisa, non sempre, però comunque si va verso quei movimenti lì. Quindi quelle sono le cose di cui dobbiamo tenere conto. Poi il resto sono mode, dal mio punto di vista giornalistico. È una mia... Le due considerazioni dei nostri ascoltatori, Alessandro, Maurizio, Fulvio, volete aggiungere qualcosa, rispondergli? Ma allora, non è sempre vero che no, le teorie, chiamiamole di finanza comportamentale, ci sono anche situazioni nelle quali queste non fanno cilecca. Penso al paradosso di San Pietroburgo, no? Sarebbe razionale pagare qualsiasi entry ticket per poi avere un cash flow infinito. Invece tante volte questo non succede, quindi la spiegazione di questo è un po' in lettere, non ci dicono che è così, che quindi gli investitori talvolta preferiscono un payoff sicuro a un payoff aleatorio, però con lo stesso valore atteso, però non ci spiegano perché è così. Quindi fare previsioni in questo contesto è estremamente difficile. Rimane comunque il fatto che un gioco come il paradosso di San Pietroburgo avrebbe come esito il pagare un ticket di entrata qualsiasi ammontare, perché il payoff sarebbe infinito. Questo è il dato di fatto. Maurizio, vuoi aggiungere qualcosa alle domande? Io potrei dire questo, chiaramente fare gestione attiva o rimanere allineati con il mercato, qual è la differenza? La differenza secondo me è che chi cerca di fare gestione attiva cerca probabilmente di capire che cosa sta succedendo, chi rimane allineato col mercato ha meno interesse a capire in che contesto, diciamo così, sta investendo i propri soldi. È chiaro che se però tutta l'industria finanziaria dovesse essere prevalentemente passiva e allineata con il mercato, finisce l'industria finanziaria, nel senso che non è più giustificato pagare 150-250 basis point di management fee o i consulenti, perché non avrebbero più motivo di esistere i consulenti. Quindi tutta l'industria finanziaria praticamente finirebbe in 24 ore. Quindi è chiaro che le competenze, la capacità di capire almeno in che contesto ti muovi è secondo me fondamentale. Cioè, quindi non possiamo buttare tutto quello che sappiamo di economia o di analisi perché dobbiamo sistematicamente rimanere passivi. Tenete conto anche di una cosa. Mediamente in una crisi finanziaria, se noi analizziamo tutte le crisi finanziarie dal 1929 a oggi, i tempi di recupero delle perdite, solo delle perdite, sono 7 anni e mezzo. Quindi questa è la media. Quindi quando c'è un drawdown importante, il vostro capitale tornate a pari dopo 7 anni e mezzo. 7 anni e mezzo sono tanti. Quindi compromettono poi nel lungo periodo i ritorni del capitale investito. Quindi avere, diciamo, un'analisi della situazione, secondo me, è importante. Questa già ci stiamo affacciando e usciamo dal seminato sul recovery period. Fulvio, se vuoi aggiungere qualcosa in un tempo ragionevole, perché a questo punto sono arrivati varie, conoscendoti così bene, ci sono varie cose che vorresti dire. Di quello che... No, ti ringrazio. Io mi aggancio al... La mia risposta è la frase di Buffett, che investire è semplice, ma non è facile. La mia frase, mutuata da questa, è che investire è semplice ed è anche facile. Basta fare le cose di buon senso. Per esempio, Maurizio parla giustamente della media del recovery period dall'all time high sull'azionario, e beh, insomma... Questo secolo abbiamo cominciato con 14 anni, dal 2000 al 2014, per rivedere l'apice precedente. Bisogna costruire dei portafogli che io chiamo robusti. A questo punto non basta l'azionario, ci vogliono altre cose. Ecco, io arrivo sui lesi, riprendo il mio perché tocca a me, se mi metti la slide successiva... Perché dobbiamo... Non ci siamo ancora a un'altra domanda. Vi avevo chiesto di continuare quella prima. Ah, ecco. Sì, giusto, scusa. Sì, perché io mi trovo. Ah, giusto. Perfetto. Certo, mi trovo con il buon Kahneman, dicevo prima, che è uno dei miei
nei miei punti di riferimento, il quale parla di narrazione, cioè in pratica noi dobbiamo, per decidere cosa fare, mi aggancio alla gestione attiva, alla gestione passiva, come tentare di investire i soldi, non possiamo non investire perché altrimenti l'inflazione ci mangia il patrimonio, è complicato, come facciamo per prendere queste decisioni? Il problema, se metti la slide successiva ancora, la slide successiva, che è Schiller, che parla, guarda caso, di nuovo di narrazioni. Le narrazioni si diffondono come i virus. La slide successiva è di un parla di incertezza radicale o fondamentale, come dice l'amico Sironi, no? Che ogni giorno sul mercato competono tra di loro le narrazioni, fino a quando una narrazione vince. Quindi io rispondo... L'hai presa da Bertelli, di la verità. Ma certo che l'ho presa da Bertelli, infatti adesso l'avrei citato, che mi ha veramente fulminato sul palco del Quant, tirando fuori che noi non prendiamo decisioni se non con una narrazione che ci convinca. Quindi tiriamo fuori il nostro io bambino che ascoltava la fiaba della mamma per poterci addormentare. A questo punto, se mi permettete, con la slide successiva arrivo dove volevo arrivare. Io mi sono creato una narrazione per questo appuntamento, nel senso, ho detto cosa posso dire rispetto a dei macroeconomisti come Maurizio, come Alessandro, io che sono un umile mi metti gentilmente, ecco, questa ho detto, ma santo cielo, la domanda giusta è il portafoglio di Amare. Se non ti fai la domanda giusta non avrai mai la risposta corretta, fin qua ci siamo. Il portafoglio da Amare lo sappiamo che bisognerebbe, come dire, introiettarlo e farlo nostro, ed è l'asset allocation strategica, io la definisco così, un portafoglio robusto che deve compendiare tutte le asset class. Le prospettive di mercato, e quindi rialzi o ribassi, fa parte dell'asset allocation tattica, cioè sostanzialmente non si può mettere a repentaglio tutto il portafoglio. E allora che cosa mi sono inventato? Grazie di quella successiva. Questa, per chi non la conosce, è il buon Peter Lynch che in uno speech del 1994 ad un giornalista che gli chiede, ma signor Lynch, dove sarà il Dow Jones, credo, o lo Standard & Poor's tra 6 mesi? E lui risponde, ma non lo so, fra 6 mesi potrebbe essere più su o più giù del 20%, e non c'erano ancora gli HFT all'epoca, no? Ma la volatilità del mercato esisteva già. E quindi la slide successiva, questo qua è un mio post di qualche anno fa che faceva eco a Lynch, che diceva che gli indici alla fine dovrebbero raddoppiare ogni circa 9-10 anni. Perché? Perché gli earning per share, cioè gli utili per azione, da quando esiste la borsa crescono dell'8%. Allora io ho tirato in quel post, ho tirato delle righe di regressione alla media, e guarda caso l'8% arrivava, questo è di 3 anni fa, a 5.000 rotti. Vedete sulla destra quando è che l'ho fatto? Era a 3.955, e quindi all'epoca dicevo, ragazzi, non abbiate paura, è 3.955, arriverà a 5.000, è passato attraverso 3.582, credo, alla cosa. Andiamo avanti, perché ho quasi finito. Eccolo qua, questo è il meccanismo per cui, partendo da 85 con 651 mesi all'8%, oggi come oggi dovrebbe essere a 5.530. Vai avanti, Gigi. Eccolo qua, 5.530. Questo è il calcolo fatto oggi. Andiamo avanti. E ho detto, e se dovessimo partire prima, per esempio, se qui parte dal gennaio 70, e se partissimo dal 32, cosa succede? Vai avanti, Gigi. Partiamo dal 32,
valeva a giugno del 32, ricostruito ovviamente, lo Standard & Poor's valeva 4,43. Faccio la regressione all'8%, dovrebbe valere 5.164. Cioè, visto che ieri era 5.204, siamo sui prezzi. Certo. Quindi sale o scende? Siamo sui prezzi. Potrebbe salire, potrebbe scendere. Vai avanti Gigi. Qui c'è il calcolo. Eccolo qua, 5.164 sono dal 32, sono 1.101 mesi all'8%, voilà. E adesso vado avanti nella mia elucubrazione. Esce fuori, questo è lo stesso grafico inflazionato, cioè in pratica ci ho messo dentro l'inflazione media del periodo, che è stata del 3,5%, a questo punto rifaccio tutti i calcoli. Bene, però ora dobbiamo andare avanti, Fulvio. Certo. Devi darmi una chiusura. La chiusura è che per me, per la fine dell'anno, così almeno do anche l'orizzonte temporale, ci sarà quel 5.735, se vi va bene, perché andando, eccolo qua, 5.735, andiamo ancora avanti e la chiudiamo così. Come si nota dal grafico, ci sono dei periodi, ecco perché bisogna fare il viaggio confortevole con il nostro portafoglio. Perfetto. Ho terminato. Aggiungo anche allora a questo punto, rispetto alle due domande di chi sta ascoltando, una frase di Davide Nicola, allenatore oggi dell'Empoli, ottimo allenatore, ma soprattutto una grande persona, che dice sempre che noi ci occupiamo, mi piace citarlo e ripetere questa cosa, ci occupiamo tantissimo di quello che non possiamo cambiare e pochissimo di quello che possiamo cambiare. Quindi probabilmente se applicassimo questo piccolo suggerimento al nostro comportamento sui mercati, riprendendo Kahneman, e riflettendo con grande calma su quello da fare, andremo tutti meglio. Niente, ora arriviamo a delle domande che volevo fare soprattutto a Alessandro e Maurizio, ma anche chiaramente a Fulvio, partendo con Alessandro, che riguarda i tassi di interesse. Allora, i tassi di interesse sappiamo che sono il fulcro, no? Come accennavi anche tu 20 minuti fa, un po' queste attese che c'erano di un taglio dei tassi che non sono avvenute, e mi pare anche a luglio, ne parlammo già nella trasmissione del portafoglio per il mare, se fosse arrivato il momento di allungare la duration e tu le raccontasti che forse non era il momento. Sei stato bravissimo, rifaccio la domanda a tutti. Qualche ruolo attribuite oggi ai tassi di interesse, che evoluzione vedete, se pensate che sia arrivato il momento di allungare la duration? Alessandro. Io non penso che sia arrivato il momento di allungare. Ancora? Di allungare la duration, non è ancora arrivato. Mi dispiace per chi ha comprato i vari BTP, eccetera, eccetera. Non è arrivato il momento. Non è arrivato il momento semplicemente perché io non credo che ci sia stata, e questo va un po' contro, no, la narrazione di cui abbiamo parlato prima, fortissima peraltro, narrazione che diceva arriva la recessione arriva perché i tassi di interesse sono saliti. Ecco, io non credo che i tassi di interesse siano in un regime restrittivo. Cosa voglio dire con questo? Non credo che la Fed abbia stretto, semplicemente. Se proiettiamo velocemente la tabellina che vi ho fatto avere, ci sono diversi fattori che contribuiscono ad annacquare alla pagina seguente. Sì. Ecco, esattamente. Ci sono parecchi fattori che contribuiscono ad annacquare la presunta stretta di politica monetaria. Questo è riferimento alla Federal Reserve, però varrebbe anche per una ipotetica banca centrale europea. Allora, i tassi di interesse sono saliti, su questo siamo d'accordo, non c'è discussione. Però mi sembra che Maurizio citasse la politica fiscale. La politica fiscale è estremamente espansionistica, quindi annacqua sicuramente lo sforzo. Lo citava anche Fabio Panetta quando ancora era al board della BCE, diceva: è inutile che noi alziamo i tassi levando liquidità dalle famiglie, se poi arriva il ministro delle finanze e con i vari bonus e ristori questa liquidità la rimette in giro. Peraltro la politica fiscale è liquidità che diventa immediatamente inflazione, mentre come sappiamo la politica monetaria è liquidità che deve passare attraverso il filtro del sistema bancario, quindi che sono i lag. Le condizioni finanziarie citate diverse volte dalla Banca Centrale Americana sicuramente sono migliorate di molto, e si può quantificare questo con l'indicatore di Goldman Sachs. Da ottobre a oggi la Fed ha tagliato i tassi di 150 basis point. Questo dice la somma, no, di volatilità, spread di credito, liquidità, valutazioni e quant'altro, quindi dovrebbe tagliare ancora, perché... E poi c'è sicuramente tutta la liquidità dovuta al quantitative easing ancora in eccesso, e
per ultima, l'annosa discussione, tra l'altro c'è anche il tema, usciamo da un lunghissimo periodo di quantitative easing, quindi chi non ha rifinanziato a tasso fisso all'1% o sotto, beh, ha fatto un pessimo mestiere. Quindi sono tutti dentro tassi fissi a 20-30 anni, chi se ne frega se il tasso variabile va al 5%, non impatta sicuramente sulla redditività o sul conto delle famiglie. Per ultimo, il tasso naturale, il cosiddetto R con star, no? la stellina, il tasso di equilibrio della politica monetaria, potrebbe essere salito. Perché potrebbe essere salito? Perché l'economia è più produttiva. E perché è più produttiva? Perché probabilmente c'è stato uno shock tecnologico che si chiama, che voi chiamatelo intelligenza artificiale, machine learning, io lo chiamo dati non ordinati, dati disordinati, quello che è. E questo può, non lo sappiamo, lo sapremo ex post, aver aumentato questo tasso neutrale, facendo sì che la stretta presunta di politica monetaria è veramente una stretta presunta, e che quindi la Fed abbia alzato i tassi troppo poco per combattere, per frenare abbastanza l'economia, questa inflazione che sta ripartendo, economia che è già ripartita. Insomma, si preannuncia un bel, se mi permettete il francesismo, un bel casino di politica monetaria, se non addirittura un errore di politica monetaria, nel caso la BCE dovesse veramente accelerare i tempi e regalarci questo taglietto, che poi non è un altro che un regalo, perché con l'economia che tira così, quando sentite parlare di taglio dei tassi, la prima cosa che fate è comprate equity. Quindi grazie alle banche centrali. Alessandro, è la seconda volta, secondo me, in questa trasmissione che sei un po' severo, no? Con le autorità monetarie in generale. Scuola austriaca, Alessandro, scuola austriaca. Posso solamente dire una cosa, la BCE ha cominciato a alzare i tassi con l'inflazione all'8%, e qui mi taccio, 8%. Però c'è un ascoltatore che chiede dove vedi il tasso neutrale finale, che è una domanda alla quale hai già risposto, secondo me, proprio al quant, dove eri presente anche tu, molto interessante. Se hai voglia di dire qualcosa prima di passare la palla agli altri. Sì, io penso che il tasso neutrale nominale della Fed sia al 4,5. La politica monetaria al momento è leggermente restrittiva, probabilmente con una banda di oscillazione, sappiamo che queste stime poi, tra l'altro partendo da un'inflazione, da full credibility, quindi credibilità totale nei modelli della banca centrale, con inflazione al target del 2%. Se così non dovesse essere, quindi se per i prossimi 10 anni l'inflazione media dovesse essere 2,5, questo tasso neutrale sarebbe il 5, se fosse il 3 sarebbe il 5,5, quindi capite bene che c'è una fortissima incertezza su quello che sarà effettivamente la credibilità del mercato in base alla traiettoria di inflazione. Ripeto, sta ripartendo, quindi attenzione, non, come dire, non adagiarci troppo con la durezza. Perfetto. Fulvio? Io riprendo al cospetto con giustamente i professori, no? Io umile vado sui marciapiedi a sbucciare, andavo sui marciapiedi a sbucciandomi le ginocchia, riprendo Kahneman, leggo rumore, quindi tutto quello che abbiamo intorno, come si fa per evitare il rumore? E Kahneman ce l'ha, ci dà la sua soluzione. Bisogna confrontare dati e statistiche, non dati quelli dei, come ha detto Alessandro, dell'intelligenza artificiale, no, dati, statistiche, evidenze, e per quanto mi riguarda, quantomeno, il mio giudizio è semplice. Io investo seguendo le evidenze, evidence-based investing. Parlo a questo punto di che cosa, se è ora di allungare, ne parlavamo l'ultima volta, c'era Alessandro, mi pare, eravamo luglio. A fine luglio, esatto, del 23, e io dicevo no, io non aumento, in questo momento non aumento la duration, in questo momento cosa dico? Mi aggancio ai miei proverbi strani, non so che cosa farà il mercato, ma so esattamente cosa fare qualora il mercato facesse qualcosa di strano. Io oggi come oggi so che statisticamente la media, quantomeno sul dollaro, la media dei tassi, dire il 4,5, il 4,30, quant'è adesso il decennale, non mi piacerebbe fare all-in sulla duration. Un asset allocator, secondo me, diversifica correttamente le fonti di rendimento in ambito obbligazionario, cioè pone le basi per un portafoglio robusto. C'ho 3 slide su questa storia. Vediamole, Gigi. No, dopo.
dopo, questa è ancora quella di prima, dopo ancora, eccole qua, le basi per un portafoglio robusto. Mi ha colpito, sì, questo è il grattacielo di Taipei, che ha una palla da 720 tonnellate lassù in cima, e che praticamente c'è stato il terremoto, ma ha dondolato la palla praticamente, ma il grattacielo è rimasto in piedi. Ha parzialmente compensato il movimento oscillatorio. Esatto. La slide successiva, ritorno su un mio vecchio refrain, che è che ci vuole una chiglia, cioè se tu vuoi attraversare l'Atlantico non puoi farlo su un motoscafo, no? È evidente, perché non arriveresti da nessuna parte. Ci vuole una barca a vela, con la chiglia. Dobbiamo decidere quale chiglia mettere a confronto, e qui andiamo. La duration sarebbe, la chiglia e la duration? La chiglia è la duration, è l'oro, è tanta roba. Ah, ok, la diversificazione, dici. La diversificazione, infatti, quella successiva, questa era un mio best seller durante il Covid. Certo, lo ricordo bene. Queste sono le quattro le quattro di Ray Dalio, in cui nella parte bassa, giustamente, long duration è gold, e guarda caso in questo momento io preferisco comprare gold che comprare long duration. Voilà, credo di aver finito. Maurizio, siamo nelle tue mani. C'è qualcuno che ha un rumore di fondo che non... Maurizio, siamo nelle tue mani. Dunque, guarda, io sono abbastanza... Anche perché sui tassi, diciamo, siamo nel tuo, secondo me. Sono allineato con la view di Alessandro, che i tassi, secondo me, c'è addirittura il rischio, parlo dei tassi a lunga, c'è addirittura il rischio che possano salire. Quali sono i motivi? I motivi sono che noi abbiamo, innanzitutto bisogna fare una premessa, il sistema finanziario ha un doppio canale di mercato, cioè un mercato ufficiale che è quello che noi vediamo, che sono l'equity, gli yield, i corporate bonds e via dicendo. Questo è un mercato pubblico dove le valutazioni, le opinioni esercitano determinati meccanismi di sicurezza. Ma esiste un gigantesco mercato molto più grande di quello che voi vedete, che si chiama Shadow Banking System, e lo Shadow Banking System è il mercato che sistematicamente ha procurato dei problemi all'economia. Cioè, nel 2008 la crisi è partita dallo Shadow Banking System. Nel 2001 non è vero che la crisi è partita dal Nasdaq, prima è partita dalle cartolarizzazioni dei crediti delle società tecnologiche nello Shadow Banking System. Lo Shadow Banking System vale il 65% di tutto il credito che viene fatto all'economia, quindi molto di più del credito che viene erogato dalle banche, molto di più del credito che viene... Ora, il punto è che noi abbiamo le condizioni finanziarie che vi fanno vedere Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, espansive per i mercati dei corporate bonds e degli yield, perché gli spread si sono... Ma le condizioni finanziarie sullo shadow banking super restrittive. Difatti, che cosa abbiamo? Le banche che vanno in difficoltà, banche che stanno fallendo, abbiamo seri problemi sulle cartolarizzazioni del commercial real estate che valgono 4,5 trilioni di dollari, sono il 25% del PIL americano, solo le cartolarizzazioni su questo comparto del credito. Quindi che cosa succede? Succede che la Fed, anche se l'economia si muove in una maniera apparentemente tonica, sempre che poi i dati siano veri, dichiara a un certo punto nei meeting di voler far scendere i tassi, e qualcuno si fa delle domande: ma perché devi far scendere i tassi se va così tutto bene? Perché tu hai lo shadow banking in crisi che ti sta trascinando il settore bancario in insolvenze costanti. 400 banche oggi sono letteralmente insolventi negli Stati Uniti, con l'economia che va bene, in base a quello che ci dicono.
Ora, a mio parere, in una situazione di questo tipo, la banca centrale ridurrà i tassi. Il problema è che se tu riduci i tassi per salvare lo shadow banking, dichiari che annulli la lotta all'inflazione. Il risultato di questo meccanismo è che i bonds a 10 anni, a 30 anni, come già sta accadendo oggi, vanno giù. Perché tu devi scegliere o salvi lo shadow banking da una crisi oppure salvi, diciamo così, la lotta all'inflazione. Adesso la Fed è davanti a questa scelta e si trova in grandissima difficoltà. Quindi questo è un meccanismo estremamente pericoloso, come ho scritto anche nell'ultima newsletter. Dobbiamo decidere se vogliamo fare la lotta all'inflazione oppure dobbiamo decidere se vogliamo salvare il sistema finanziario americano, che ha le banche in difficoltà, tutto il real estate commerciale in default e aumento delle insolvenze su carte di credito, credito al consumo, student loans, che hanno bisogno costantemente di moratorie sui pagamenti perché lì non paga più nessuno, prestiti auto a tassi di insolvenza intorno al 10-12%. Quindi ecco, questa è la situazione di quello che da una parte si vede sugli indici pubblici e da una parte non si vede, perché nello shadow banking non si vede niente, è un mercato opaco, totalmente non trasparente, dove lì ci capiscono solo effettivamente alcuni operatori di JP Morgan, di Goldman Sachs, come nel 2007. Quindi questo è un serio problema tra quello che voi vedete e quello che non si vede nel sottobosco. Tenete però conto che solo le cartolarizzazioni, che è una parte del credito all'economia americana, valgono 24 trilioni di dollari, più del PIL degli Stati Uniti. E qui stiamo parlando solo delle cartolarizzazioni. Quindi è una situazione estremamente complessa, a mio parere, e credo che l'obiettivo oggi è creare inflazione, non è stroncare l'inflazione, perché quando tu hai un debito tra pubblico e privato in America che è pari al 400% del PIL, l'obiettivo è creare inflazione per svalutarlo questo debito, perché non c'è nessuno che è in grado di ripagarlo. La stessa cosa la sta facendo il Giappone. Perché il Giappone dichiara aumentiamo i tassi, aumentiamo i tassi, aumentiamo i tassi da 2 anni, ma non li aumenta mai? Perché vuole creare inflazione. Hanno il 250% di debito PIL, ok, portiamo l'inflazione al 4%, teniamo i tassi a zero e i tassi reali sono negativi di 3 punti, 4 punti. E io svaluto il debito PIL. Anche la Cina. Ma voi pensate che la Cina in questo momento, che è in un contesto di balance sheet recession, abbia intenzione di perseguire politiche deflattive? No, anche la Cina ha bisogno di inflazione. Siamo arrivati a un punto nel mondo che, a mio parere, il grande processo deflazionistico che abbiamo avuto dagli anni 90 a oggi è finito. E tutti hanno bisogno di inflazione per svalutare i debiti. Questo è il motivo per il quale l'oro ha appena cominciato a salire. Ottimo. Bene, a questo punto, siccome abbiamo una piccola variazione di programma, nel senso che Alessandro alle 19:45 ci deve lasciare, io proverei andare su quello che è uno dei quesiti che raccolgo di più nel mio quotidiano, cioè il fatto che il risparmiatore, l'investitore, il collega è intimorito un po' dalle vicende geopolitiche, no? Quindi ora siamo ai primi di aprile, mancano 9 mesi da qua alla fine dell'anno, per quanto nel recente passato, negli ultimi anni, poi l'influenza sia stata modesta. Partendo da Alessandro, volevo chiedervi cosa ne pensate dei fattori geopolitici, no? Anche che la terza guerra mondiale, insomma, ci sono tanti elementi di perplessità e di paura. Come pensate possono influenzare la costruzione di un portafoglio oggi per i prossimi 9 mesi? Cosa suggerite, Alessandro? Ma premetto che i fattori sconosciuti sono fattori che non possono influenzare le nostre scelte, cioè siamo chiaramente vigili sulla gestione tattica del portafoglio dovesse succedere X e Y, però è ovvio che ci sono dei cosiddetti unknown unknowns, delle sorprese, il classico meteorite, no? che non possono. Dove invece secondo me
si sta ragionando al momento, e vi invito domani alla conferenza sul risparmio, dove avremo Yannis Varoufakis come ospite, è il tema degli attriti che stanno sorgendo sulle cosiddette rendite di posizione, no? Quindi la view della cosiddetta intelligenza artificiale, della produzione dei chip, che riporta un po' a una specie di feudalesimo, no? Dove il signorotto, quindi l'invidia di turno, se volete, senza fare nomi, il monopolista aveva una rendita di posizione ed era disposto a difenderla con tutti gli strumenti. Questo non vale solamente per la tecnologia, vale per esempio anche per la valuta, per il dollaro. Gli americani faranno di tutto per far sì che la Cina non diventi anche essa monopolista sui mercati valutari, no? Che vuol dire materie prime, vuol dire scambi in foreign exchange, vuol dire gestione delle riserve valutarie e quant'altro. Quindi, però si sposa molto bene con il tema en vogue attualmente. E quindi secondo me bisogna ragionare su questo conflitto, questo attrito in corso, posto che questo attrito possa poi andare a beneficio di tutti i consumatori, perché potrebbe inondare il mercato di tecnologia a prezzi più ragionevoli di quelli di adesso. Però bisogna ragionare secondo me in maniera molto trasversale, cioè quello che diceva oggi Jamie Dimon, CEO di JP Morgan, era molto semplice: se effettivamente è una rivoluzione, allora avrà un effetto su tutti i settori dell'economia in maniera molto trasversale, molto simile all'effetto che può aver avuto il motore a scoppio o il motore a combustione. Pensate solamente a cosa successe alle carrozze di Manchester nel momento in cui i cavalli non servivano più, però serviva un guidatore, ecco. E quindi una delle idee che stiamo guardando attraverso tutti i settori dell'economia, quali sono quelli che ancora non hanno beneficiato di questa presunta rivoluzione, e sul grafico che vi faccio vedere, giustamente diceva un nostro ascoltatore, ma non valgono più le price earnings ratio, no? le valutazioni non valgono più. Sembra che con l'introduzione di ChatGPT sia schizzato tutto in alto, no? Vedete la biotecnologia in viola, la tecnologia, l'information technology, il settore di primo livello dell'S&P 500, chiaramente a nuovi massimi, l'S&P 500 stesso che è stato trainato dalle magnifiche 7, però ci sono settori come gli utilities, per esempio, che ancora sono rimasti indietro, nonostante questa tecnologia nuova, presunta nuova tecnologia, abbia bisogno di, per esempio, raffreddamento, abbia bisogno di condutture per portare grandi quantità sia di energia per far funzionare le macchine, come anche per raffreddarle. Quindi c'è tutto un tema legato a questa cosa qua, che non è ancora riflesso invece nelle valutazioni. Perché stiamo tentando di guardare ai portafogli, robustness, non so come si chiama, robustezza dei portafogli, anche sulla luce, alla luce di queste innovazioni. Senti, voglio fare una battuta, visto che ogni martedì ti arriva una domanda sull'India, non te la faccio. Perché a un certo punto non c'entra niente, arriva la domanda sull'India ogni martedì, sulle small cap indiane in particolare. Esatto, ma mi sto documentando, quindi secondo me prima o dopo faremo però sì, io sono un grande fan della Cina, soprattutto a questi livelli, meno del Giappone, meno dell'India, anche perché potrebbe essere che se veramente ci fosse una ripresa anche in barba un po' a tutti i gufi che negli ultimi 18 mesi, potrebbe essere che vediamo un reversal dei flussi che sono usciti dal mercato cinese a beneficio appunto del mercato giapponese di quello indiano. Chi tocca ora? Non me lo ricordo più. Chi è che vuole parlare? Fulvio o Maurizio sul tema della geopolitica? Chi è pronto a dire la propria? Maurizio, sono curioso. Ma sul tema della geopolitica credo che sia... Anche sul portafoglio, ma anche cosa pensi di caldeggiare per i prossimi 9 mesi, cosa pensi di fare? Ah beh, io sono un fan dell'oro da parecchio tempo e adesso sono... Tra l'altro c'è un ascoltatore che ti ha scritto i complimenti, se vuoi fare ottima analisi Maurizio Novelli, real asset sono l'unica scelta, assisteremo molto presto a una rotazione secolare verso broad commodities, oro, argento, vabbè lui è probabilmente più bravo di noi, e metalli industriali di scapito sopravvalutate, aziende tecnologiche cui utili sono in calo, le cui posizioni di vantaggio sono adesso incrinati dall'intelligenza artificiale. Vai, scusami. Sì, no, dicevo che oltre all'oro, secondo me, un asset class che è rimasta particolarmente ai margini, nonostante un bull market sull'oro già in corso da diverso tempo, sono tutte le miniere aurifere, quindi
lì stanno cominciando a uscire adesso un fracco di report di analisti che stanno mettendo gli occhi un po' su tutte queste società che sono rimaste particolarmente indietro. Chiaro che il contesto... Scusa Maurizio, su questo ho una curiosità personale. Dimmi. Perché anch'io noto queste cose nel mio piccolo e quando chiedo a qualcuno di più esperto di me mi dicono che però non è così facile aumentare l'estrazione. È vero. Non è così facile trasformare in un vantaggio, no, di utili per l'impresa il crescente prezzo dell'oro. Scusa, mi permetto questa cosa per una mia curiosità personale. Sì, diciamo che il prezzo dell'oro, cioè i profitti delle società aurifere dipendono dal fatto che tu metti le coperture o non metti le coperture sulla tua produzione, quindi non vendi già a termine l'oro a determinati prezzi, ma lasci aperte le posizioni e quindi la tua produzione a termine, diciamo, beneficia di un rialzo dei prezzi. Quindi questo è il punto. Poi incidono anche i prezzi energetici, ovviamente, questi sono i due fattori. Però una cosa è certa, che il settore minerario evidenzia una situazione di valutazione di stress in paragone alla materia prima. Quindi questo è uno, probabilmente uno degli elementi che potrebbero essere estremamente interessanti in un contesto geopolitico dove le banche centrali comprano oro. Non so, gli americani comprano oro. Costco è una delle più grandi società di distribuzione americana, un supermercato, vende i lingotti d'oro al retail e vanno a ruba. Per dire, no? Non solo i cinesi stanno comprando oro a livello di retail oggi e neppure gli indiani, che sono i più importanti compratori a livello di retail. Anche gli americani stanno allocando su oro fisico parte dei loro risparmi. Se voi andate a vedere un interessantissimo sondaggio di Wall Street Journal che è uscito proprio l'altra mattina, che parlava di come gli americani vedono l'economia dopo 2 anni di presidenza Biden. Noi in Europa vediamo l'economia americana molto bene, e invece gli americani in questo sondaggio il 63% dice che il contesto macroeconomico è peggiorato. Per dire, ok, questa è la percezione al di là dei dati dell'americano medio. Quindi perché Biden rischia di perdere le elezioni con l'economia che va bene? E questo, diciamo che in un contesto geopolitico che dovrebbe solo favorire gli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti chiaramente in un contesto di disordine generale a livello geopolitico sono fondamentalmente isolati dal resto del mondo. Cioè l'Europa ha ripercussioni di un contesto geopolitico disordinato. La Cina ha ripercussioni commerciali, ovviamente, perché è molto esposta, diciamo così, all'economia internazionale attraverso il canale delle esportazioni. Ma gli Stati Uniti... Comunque, Maurizio, quindi sostanzialmente come attività principale vedi l'oro e soprattutto i gold miners, come in questo momento, come spunto di riflessione. No, volevo far intervenire anche Fulvio prima che ci lasciasse Alessandro, che se vuole aggiungere qualcosa mentre parla Fulvio almeno ne ha la possibilità. Va bene? Yes. Passiamo la parola a Fulvio. Vai. Grazie. Se mi metti la slide, Gigi. Sperando che sia giusta. Prova. La 76? No, sopra. La 76, Gigi. No, questa è l'ultima. No, scherzavo. Questa è l'ultimissima. Prima. Ecco, ancora una. Eccola qua. Io ho poche... Cioè, prendo decisioni secondo le narrazioni che mi hanno fatto innamorare. Cosa mi ha fatto innamorare? Questa è una delle narrazioni. Noi cerchiamo di fare il portafoglio cercando alfa sostanzialmente quando non possiamo controllare il ritorno, alla fine almeno. Io penso sia così. Possiamo guardare il rischio, i costi, il tempo per cui investiamo, il nostro comportamento. Ma come dice Vishal, mi pare che si chiami, è un indiano a proposito, non possiamo. Quella dopo, la
Ecco, quella dopo è quella che mi ha fatto innamorare anni e anni fa, e cioè che il 91,1%, questa è una slide di Vanguard, del nostro della nostra performance a lungo termine viene data dall'asset allocation strategica. Non saranno d'accordo i gestori attivi, ovviamente, però nella slide successiva, questo è quello che io penso, che siamo in genere concentrati sulla creazione di alfa, cercando di essere investiti negli asset rischiosi solo nelle fasi di risk-on ed essere possibilmente liquidi nelle fasi di risk-off. Spendiamo commissioni ingenti per questo tentativo, ma nel lungo termine, raramente, questa è la mia evidenza, otteniamo la semplice performance del mercato. Ora, se io devo dire che cosa farò da qui alla fine dell'anno, vado alle slide successive dove ho le mie asset allocation, e cioè io cerco di semplificare il processo proprio al massimo. Ho quattro modelli per i giovani, per i cinquantenni, per i 65 anni come me, 65-75, e poi ultima età, un income portfolio. Nella successiva, faccio vedere cosa è successo da 39 anni a questa parte. Ecco, mi spiace, ma io il primo... Poi, per l'amor di Dio, siamo in un momento in cui tutto... Beh, diciamo, questo è uno dei... Sui backtest, lo dico sempre, ogni backtest che faccio batte da solo qualsiasi portafoglio. Lo sappiamo, questo è un momento molto favorevole al risk-on, no? Questa lunga storia. Ho ricordato i 666 di Standard & Poor's 500 del marzo 2009, siamo a 5.200, bastava sì, però, fare quello. Scusami. No, ma io non entravo nel merito di quella, quel generale. Quella slide, ci sono quattro portafogli dove l'ultimo, l'income, è al 20% di azionario. Certo. E se tu lo leggi qui, a 30 anni ha fatto l'8%. No, ok? Mentre... Sì, ma sai che io non amo mai questo tipo di situazione, perché l'ho sempre... come dire, no? In ogni buona avvertenza di commento, diciamo, i risultati del passato, no? Non valgono mai. Allora, se vogliamo fare un po' di divulgazione, piuttosto diciamo cosa c'è dentro. Allora, se vuoi invece di far vedere le performance, se vuoi te lo dico, sono fatti da una decina di ETF americani, sono su una piattaforma americana, sono una decina di ETF americani che sono stati tradotti in valuta euro, infatti sono tutti... Sì, ma voglio dire, Fulvio, ho capito bene, va bene. Comunque, cosa faresti da qua a fine anno? Non mi dire compreresti questi portafogli, perché non va bene, cioè te lo dico. No, mantengo le posizioni... Allora, io non so che cosa farà il mercato, faccio quello che devo fare in funzione del mercato, quindi io ribilancio, se per caso... continuasse a salire, cosa faccio? Vendo un po' di azionario per comprare quello che è. Quindi, il fattore geopolitico, secondo te, deve influenzare questi portafogli? Se volessimo parlare a un pubblico indistinto, a un collega che in questo momento è attanagliato dalle richieste dei clienti, non gli possiamo dire compra i miei portafogli, capito? No, gli devi dire cosa faccio. Va bene, io allora su questo non è un mio portafoglio, è un backtest. Ha una profondità di analisi di 153 anni, l'ho chiamato In Secula Seculorum. Va bene, siamo ai 45, dobbiamo salutare Alessandro. No, dobbiamo salutare Alessandro, sono i 45. Lì, ha passato la seconda guerra mondiale, lasciatemelo dire, perché mi chiedi, mi chiedi del rischio geopolitico. Cazzo, questa ha passato la seconda guerra mondiale, ok? Sono d'accordo. Allora, siamo ai 45, dobbiamo salutare Alessandro e noi andare avanti, quindi riprendiamo fra pochissimo. Vi rubo solamente 30 secondi. Ogni asset allocation è frutta del mercato, del tempo che trova. Ricordo Fisher Black nella sua autobiografia degli anni, fine anni 70, inizio anni 80, investiva esclusivamente in money market perché aveva la Sharpe ratio più alta di qualsiasi altra attività. Ovviamente questo non vale per tutti i periodi, quindi di nuovo la palla a voi. Vi ringrazio ancora. Vi ringraziamo noi. Grazie. Ciao Alessandro. Grazie mille Alessandro. Ci vediamo a stagione domani. Benissimo, grazie a voi. Arrivederci. Grazie, ciao. Ciao. Allora,
A questo punto, possiamo riprendere anche il concetto di quella domanda a Gigi. Quanto può rimanere ancora, Maurizio? Quanto volete, io Perfetto. Io riprendevo quella domanda che era arrivata mezz'ora fa, Luigi, sulla consulenza, che mi sembra il momento giusto per tirarla fuori. A ripescarla adesso non è possibile. ripescarla. Non ci arrivo, ci Non era arrivo. esattamente. Era la domanda più o meno di come vediamo l'evolversi della consulenza Ah, finanziaria, no? sì. Anche perché in questi giorni più o meno tutti gli addetti ai lavori hanno avuto l'opportunità di ascoltare il professor Legrenzi, che testualmente ha dichiarato, commentando purtroppo il decesso di Kahneman, che l'educazione finanziaria può venire in aiuto del risparmiatore molto poco. Ecco. Voi cosa ne pensate? E se riusciamo a recuperare e a rendere merito a quell'ascoltatore, Gigi, una domanda simile era proprio legata Io vedo all'evoluzione. anche domande in più di quelle che vedo Guarda, voi, io su questo evidentemente. punto non sono così d'accordo. Cioè, Con l'educazione Legrenzi. no, no, l'educazione finanziaria è indispensabile, come tutte le conoscenze che noi abbiamo in diversi campi o in diverse materie, se si hanno è meglio, no? Quindi non averle ritengo che non sia sicuramente un plus. Quello che però vi volevo dire, che è molto importante per coloro che fanno i consulenti finanziari, è che oggi noi viviamo in una fase di totale disinformazione. Quindi c'è una disinformazione sul contesto macroeconomico, sui risultati delle società quotate, su tutto quello che esce a livello finanziario, che io nella mia lunga carriera non ho mai visto. Io non ho mai visto nulla del genere. Vi faccio degli esempi. Allora, voi volete fare la consulenza finanziaria, quindi avete bisogno di avere dei punti di riferimento, dei dati affidabili, dei risultati aziendali che siano affidabili e via dicendo. Ok, allora io vi dico adesso in che contesto vi muovete. Voi lo sapete che i report trimestrali che vengono pubblicati dalle società quotate sono sistematicamente rivisti al ribasso? Probabilmente no. Addirittura la SEC ha dovuto intervenire nei confronti dei board del consiglio d'amministrazione dei CEO e cominciare a comminare delle multe molto pesanti perché le società pubblicavano determinati risultati aziendali. In base a quei risultati aziendali, il CEO si staccava i bonus e dopo 2 mesi i risultati aziendali venivano rivisti al ribasso. Vabbè, però non possiamo generalizzare che sono tutte così, no? Ci saranno Allora, stati ti dei dico casi. solo questo, non possiamo generalizzare. Allora, esiste, la SEC ha introdotto recentemente una regola che si chiama 10D/1, dove tutti i financial report devono essere confermati dalle società come corretti. Questo è già paradossale, che tu dici, ma come? Ma tu mi pubblichi il financial report e mi chiedi, io SEC ti chiedo, se è corretto quello che tu mi hai pubblicato. Benissimo, oggi soltanto 103 società quotate hanno risposto che il loro financial statement è corretto sull'ultimo quarter 2023. Altro punto, la maggior parte dei risultati che vi vengono riportati trimestralmente sono non GAAP, cioè non rispettano, diciamo, i principi contabili. Perché? Perché le società hanno la facoltà di presentare alla borsa utili GAAP e utili non GAAP. I non GAAP sono mediamente il 20% più elevati degli utili GAAP. Allora, noi a questo punto, per chi vuole fare il consulente, la domanda è: quali sono le vere valutazioni del mercato azionario americano? Se queste sono le regole del gioco. Diciamo Maurizio, però distinguiamo i due momenti perché tu ne hai centrato pienamente, ti ringrazio. Il primo, quello del lavoro che fa il professionista, diverso invece è parlare di consulenza finanziaria parlando dei risparmiatori, no? Perché questo era un po' l'epicentro di Novelli, dice serve poco elevare
elevare il risparmiatore che tanto rimane condizionato dai suoi comportamenti abituali, no? Quindi sì, bisogna un po' ridefinire il ruolo del consulente. Sinteticamente, perché poi voglio passare a Fulvio e chiudere per le 20, il ruolo del consulente oggi come lo vedi tu? Il ruolo del consulente è quello di cercare di navigare in un mercato che ti dà delle informazioni taroccate. È quello che stavo cercando di far capire, cioè il ruolo del consulente come diventa, perché in un mondo così è piuttosto complicato il ruolo del consulente, capisci? Cioè se tu non hai delle informazioni trasparenti, prova a fare il consulente, cioè tu in base ai dati che hai a disposizione prendi delle decisioni. Quindi qui stiamo entrando in un terreno dove il ruolo del consulente si complica in modo micidiale e richiede un massiccio sforzo di analisi e di studio costante che francamente è molto complicato per chi non è un professionista. Su questo voglio dire, ora in realtà apri una porta aperta al discorso che abbiamo fatto ormai un'oretta fa, in cui in realtà un lazy portfolio può venire d'aiuto paradossalmente, no? E un approccio di questo tipo. Passo la parola a Fulvio. Vai, Fulvio. Come vedi la consulenza finanziaria e il ruolo del consulente? L'intervista di Paolo Legrenzi, del professor Paolo Legrenzi, sulla morte di Kahneman, erano amici, fra l'altro, quindi è stata molto toccante. Quindi quando ha detto che, insomma, conta poco l'educazione finanziaria, sì, conta poco nel senso che ad uno stupido non riesce ad insegnare nulla, no? Cioè non riesce a insegnare ingegneria ad uno stupido. Adesso non voglio offendere tutti gli investitori, però il vero problema è che dall'altra parte c'è gente che non capisce niente. Pensa di capire, perché addirittura c'è il fai da te. Pensa di sapere, ma non capisce niente. La vera cosa che ha detto Paolo Legrenzi e che mi ha colpito è che la maggioranza degli investitori investono in modo subottimale. E qui io ho detto, Fulvio, ci sei. Subottimale cosa vuol dire? Vuol dire che ognuno di noi deve investire in funzione del rischio che la propria età può comportare. Ad un trentenne non puoi chiedere che profilo di rischio hai, perché un trentenne che non sa niente ti dice io non voglio rischiare, e invece lui deve rischiare finanziariamente in modo corretto, perché c'ha tutta la vita davanti, c'ha 50 anni di orizzonte temporale, perché fino a prova contraria, e ritorniamo al 90% delle performance, lo diceva Jack Bogle, e guarda caso fino adesso ha avuto ragione, il 90% si fa con l'asset allocation strategica, perché il rischio finanziario positivo alla fine ti dà del risultato migliore, ti dà delle performance più alte. Se questo non va bene, non so cosa fare. Ecco perché quando io mi sono permesso di far vedere i miei quattro profili, che sono quattro profili divisi per età, il trentenne deve avere un portafoglio crescita, growth, chiaramente globale, deve investire sull'economia globale, dove, questi qua, là sopra, il primo portafoglio c'ha quasi l'80% di azionario, il secondo c'ha il 60%, è il classico 60-40, il terzo c'ha il 40% e il quarto c'ha il 20% per i vecchietti come me, no? Quando arrivi a 75 anni è evidente che se mi chiedi che rischio vuoi correre, Fulvio, e io dico io vorrei correre tanto rischio, ma purtroppo non ne ho la possibilità, perché la mia speranza di vita non mi consente di coprire il famoso recovery period di prima, qualora ci fosse un 2008, un 2000, un 29, insomma sappiamo come vanno a finire queste cose, no? Giustamente diceva Maurizio, la media dei recovery sono 7 anni e mezzo, allora uno di 75 anni digli che se le cose vanno male deve aspettare 7 anni e mezzo. Se le ultime due slide che io ho, se Gigi me le mette, quella dopo, questa nuova che non piace a Gianluca, ecco qua.
Quando io dico investire, investire non è predire il futuro, è prepararsi al futuro. E quindi esattamente quello che ha detto Legrenzi, e cioè non bisogna investire in modo subottimale, significa saper spendere correttamente il proprio budget di rischio sui mercati. Il punto è che la legge impone oggi al consulente finanziario di profilare l'investitore chiedendo a lui il suo profilo, che è un controsenso in termini. Infatti io ogni tanto, un po' provocatoriamente, dico forse sarebbe necessaria un'altra figura rispetto al consulente finanziario. Qui ci vuole qualcuno che insegni a vivere. Ora, è chiaro che io non ho la competenza per capire il se giustamente il life coach è il life coach, perché io non ho la competenza per capire, come ha detto, ma giustamente Maurizio Novelli, è dura per il consulente finanziario che non capisce un tubo, e io mi rendo conto che non capisco quello che lui ha detto, e cioè che le trimestrali vengono sostanzialmente fatte con dei dati farlocchi. Io, per me le trimestrali sono quelle che fanno, cioè quando esce fuori che Google ha fatto o non ha fatto l'utile, per me è corretto, no? Sentire lui che mi dice una cosa del genere mi spaventa alquanto, e ritorniamo sul discorso che l'educazione finanziaria, a quel punto, spiegami cos'è che bisognerebbe comprare. Bene, Gigi, tu che sei un pochino terzo rispetto a tutte queste vicende, no? Dal tuo osservatorio più di giornalista tecnologico, come lo senti la parte della la visione del consulente moderno, no? Ci sono due aspetti che sono già stati toccati. Vabbè, la narrazione, no? Quindi noi giornalisti ne facciamo parte, quindi insomma, come raccontiamo le cose nei vari modi, poi va inevitabilmente, no? A provocare delle conseguenze, no? E questo è necessario, quindi è difficile capire. Per noi che osserviamo è difficile entrare nel merito. Maurizio ha toccato il tema di come vengono dichiarati, no? I bilanci. Ha posto il problema di credibilità. No, ma c'è stato in passato, no? Chi dava dei bilanci troppo in alto o troppo in basso addirittura per poter poi giocare in altri tavoli, no? Quindi questo qui è un giochino che c'è sempre stato, ahimè, e che la SEC sta provando in qualche maniera a mettere freno. Non so se ci riuscirà mai, perché è un meccanismo molto umano e poco tecnico, per cui non so fidere. Però ci saranno dei cambiamenti. Senti, però entro un attimo nel tema del lavoro, ossia il consulente è un lavoro che cambia, abbiamo più informazioni, voi avete più informazioni a disposizione, il problema è che le informazioni iniziano a essere veramente tante e non so quanto si riescano ad unire i puntini. Questa è la grande difficoltà, oltre alle competenze, perché capisco che anche le competenze possono essere un problema, non tutti possono essere competenti su tutti i mercati, su tutte le situazioni. Alessandro prima, che è un grandissimo esperto, dice dell'India non so nulla, ed è normale, non è uno che può sapere tutto. E questo è un altro tema che secondo me è importante, no? È insomma, l'investor ha bisogno di rassicurazioni, no? Si siede di fronte a voi e vuole delle rassicurazioni. E lì entra in gioco lo storytelling, purtroppo. Lo storytelling purtroppo sì, è così, perché comunque la visione che si ha del consulente finanziario è un po' quello del chiaroveggente, no? Prevale sempre nell'aspettativa del risparmiatore la logica previsiva, che viene giustamente poi supportata con la proposta, no? E poi chi ha fatto vecchie scuole, di cui Fulvio è maestro, e io ho detto vai Fulvio, di no pure. No, su questo io in cima, quando ho fatto la presentazione, mi pare di aver parlato del consiglio fiduciario. Cioè, in pratica, il consulente finanziario dovrebbe dare un consiglio fiduciario solo nell'interesse del consulenziato, no? Quindi, a domanda, cosa dovrebbe fare il consulente moderno? Dovrebbe diventare il fiduciario del proprio consulenziato. Purtroppo, il consulente finanziario è figlio di un sistema
che è ancora alla ricerca della marginalità, non è alla ricerca di dare consigli fiduciari, perché i consigli fiduciari, mi pare anche qua di aver detto che Jack Bogle diceva che i grandi nemici dell'investitore sono due: uno sono i costi e l'altro sono le emozioni. Allora, se io diminuisco i costi, il sistema non è contento, perché il sistema è alla ricerca della marginalità. Diceva prima giustamente Maurizio Novelli che un fondo attivo costa tra l'1,5 e il 2,5 all'anno di management fee, che sono commissioni non solo di gestione, ma anche di distribuzione. Io personalmente... Beh, comunque su quello c'è una vecchia analisi di Roberta Rossi di Soldi Expert, pubblicata, che costava, il costo dei servizi finanziari in Italia è fra il 2 e il 5%, cioè non l'1,5%, cioè quindi ben certo. Di più. Senti, no, io volevo invece intervenire su questa idea del dire anche la mia, appunto, sul consulente finanziario moderno. Ricordiamo tutti che da marzo 2009, da 666 punti, lo Standard & Poor's 500 è andato a 5.200, però ci dimentichiamo che dal 2000, per rivedere i propri soldi, il famoso recovery period, ci sono voluti 13 anni per lo Standard & Poor's 500, dopo due grandi cali, crolli, e il Nasdaq ancora di più. E quindi nessuno è rimasto investito, nessuno ha tenuto, o quasi nessuno, in piedi il suo piano d'accumulo. Forse siccome è destino, ci saranno ancora cali e crolli sui mercati finanziari azionari all'interno di un trend che abbiamo visto, bellissime le slide di Fulvio che ce l'hanno trasmesso, lì sì che c'è bisogno di un consulente che oggi è più un consulente psicologico, è un consulente comportamentale, è una persona che ci fa andare oltre la siepe, ci fa andare oltre il buio. Questo secondo me è il consulente di oggi, con tutte le technicality necessarie a accompagnare il risparmiatore. Siamo ai saluti, partirei da Maurizio ringraziandolo di essere stato con noi stasera. Grazie a voi, grazie mille. Vuoi darci qualche appuntamento, in mente qualcosa, la tua newsletter, vuoi ricordare come ci si iscrive? Io pubblico spesso su LinkedIn alcune cose che potrebbero essere, diciamo così, un po' fuori dal consenso, per capire quello che sta succedendo. Credo che mai come in questi ultimi anni sia estremamente importante per chi fa il consulente finanziario cercare di non allinearsi, diciamo un po' così, alla view di consenso, perché come vi ho detto le analisi, i report, i dati sono estremamente inquinati e non raccontano. Quindi possiamo invitare chi ci ha ascoltato stasera a chiedere certo. Contatto a te su LinkedIn. Sì, potete seguire su LinkedIn, la mia newsletter viene pubblicata anche su LinkedIn. Quindi perfetto, oppure si scrive, c'è un'email a cui scrivere per averla? Automatico? Sì, diciamo lì bisogna, adesso non mi ricordo la mail. Allora lo vedranno scrivendoti su LinkedIn. Però su LinkedIn trova. Grazie ancora di essere stato con noi, Fulvio. E questo invece è il momento, nel saluto, di parlare della tua attività di coaching del consulente. Secondo me. Allora io sì, chi vuole, ho parlato all'inizio del gruppo su Telegram che si chiama e-learning finanziario, nel senso che mi spaccio per uno che sappia insegnare. Sostanzialmente tento di insegnare quello che penso di aver capito, mettiamola così. Ultimamente una cosa interessante su quella slide dei portafogli, qualcuno mi ha chiesto ma perché non mi insegni, no, a farlo, e io ho detto guarda che si parte da lontano e si arriva molto lontano per cercare di svitare prima la testa, pulirla come si deve e poi riavvitarla, e quindi ho deciso in questa mia ottava età lavorativa di mettere in piedi un corso di formazione solo per consulenti finanziari, non cercate Fulvio Marchese su LinkedIn, chi è interessato e mi conosce. Sì, Fulvio Marchese su LinkedIn, chi vuole mi manda
in tutti i miei post. Chi vuole creare dei gruppi di lavoro, c'è il mio cellulare, coinvolgendo due o tre colleghi per il percorso formativo di Fulvio, credo che sia un'iniziativa bellissima. Gigi. Ma io vi ringrazio, come sempre sono qui per imparare, e la cosa bella della domanda giusta, no? Le abbiamo viste in versioni diverse, che esco sempre arricchito, arricchito di informazioni, di idee, molto spesso anche contaminato da queste idee che magari non erano mie e diventano mie. Quindi oggi ho colto in Maurizio soprattutto una serie di spunti che già condividevo, che già avevo capito, ma non avevo messo al posto giusto. Quindi volevo ringraziarvi. Fulvio, insomma, è sempre meraviglioso, quindi va bene, ci provoca sempre, mi piace sempre tanto. No, beh, io nel salutare i saluti finali, devo dire, nel mio piccolo, giornalisticamente, non essendo giornalista, ho invece realizzato un sogno. Stasera ho avuto il piacere e l'onore di avere in trasmissione tre persone che seguo tantissimo, da sempre. Chiaro che Maurizio Novelli è arrivato come prima volta, ma sono un suo grande stimatore da tanti anni. Alessandro Tentore lo seguo tutti i martedì, e Fulvio mi ha dato tantissimo dal 2018, da quando l'ho chiamato chiedendogli: Fulvio, ma il consulente è inutile? Bene, con questa massima vi saluto e vi dico, se volete avere una risposta, cari colleghi, scrivete a Fulvio per avere un aiuto. Ciao a tutti. Ciao, grazie. Buona serata. Ciao. Ciao.